Gaddo, allora ti fanno un sacco di domande su Allegri, io passerei alla fase di gioco. Ti chiedono come fa un giocatore con l'esperienza di Di Maria a commettere una tale sciocchezza? Pensi che qualcosa si sia rotto nello spogliatoio? Sì, rotto. Prendi tutte le palle, quello che è questo l'abbiamo ormai è assodato. Seconda cosa, Di Maria ha fatto quel fallo contro Allegri, è ovvio che l'ha fatto contro Allegri, no? Cioè, non lo puoi far giocare così male, una squadra non può giocare così male, non è uno stupido, è un campione e ha fatto bene. Posso dire... Cosa fai? No, vai, 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 parlavo con la Chiara, mica devo ascoltare te, scusa. Cioè, stiamo cioè, mettendo alla Chiara di Chiara, stiamo noi ci diciamo le nostre ci diciamo le cose. Nostre cose, dobbiamo Ragazzi, uscire ma sai dobbiamo cos'è metterci che mi fa? d'accordo. Sai che mi, Scusa, eh. cosa mi fa arrabbiare? No, arrabbiare, casa, io non mi incazzo mai, non mi arrabbio. D'altronde, chi è che Alzo non dà una, i volumi, chi è ma che non io dà una gomitata sappiate che io oggi? non mi arrabbio mai e non mi incazzo mai. No, mi piace No. alzare i volumi perché sono fatto così, sono un vocalist, non è che... Allora, quello che mi... Adesso mi sono anche dimenticato. Gallo. Non Dai, mi raga, ricordo non cazzo però. devo dire. Cioè, sta usando noi L'utilità come di Gaddoni scusa. è prenotare il Oh, tavolo al Borgo ma dei avete Guidi e basta. sconcentrato, ma avete. Sconcentrato. Va bene, intanto Sconcentrato. che pensi, altra domanda, Chiara, vai. Da una crisi all'altra, prima di parlare di Milan-Napoli, allora, Gaddo, a parte che Allegri, insomma, aveva detto questa cosa, la nostra partita importante col Benfica ed è finita come è finita. E il Benfica poteva fare anche di più. Ieri io la partita l'ho vista un po' a pezzi, qui c'è la sensazione veramente che ci sia un problema non tanto tecnico quanto, poi tutti vogliono la testa di Allegri, poi non si può per il contratto, eccetera, quanto psicologico, quanto mentale, oltre che di gioco. Però i fatti sono che in un anno e mezzo Allegri questa squadra un gioco non l'ha Dai, data. ha fatto un disastro e bisogna uscirne con dignità. Cioè, quello che dico, e poi parlo soprattutto ai tifosi juventini, non diciamo stupidaggi, non parliamo di società, non parliamo di addirittura preparazione atletica, cioè qui di giocatori, mettono in dubbio dei calciatori. Signori, io quello che voglio dire è una cosa che ha fatto una campagna acquisti. Quest'anno, tra l'altro, si è liberato di giocatori, non si è liberato di Allegri, di giocatori che erano un peso. È una campagna acquisti che se l'avesse fatta il Milan, voglio parlare del Milan, se l'avesse fatto il Milan a novembre avrebbe Beh, chiuso il ma è ovvio, campionato e noi li stiamo mettendo in deve dubbio. ribaltare le cose. Io ho È una provato, no, ma io ho provato. Gaddo, perché secondo Ma te, quando parli te, a un certo punto tutti ci guardiamo in faccia? Perché perché quando ti fanno non lo la vedono domanda fuori. sulla Juve, Sì, tu ma una trovi volta sempre che... il modo di Allora, depistare, vai a finire no, all'Inter, ma non ho al attaccato il Milan, Milan. ma Io non ho pensa per attaccato il te. Milan. Voi non capite il mio discorso. Io non ho attaccato il No, Milan. tu Io sto ho dicendo ai capito. tifosi juventini che non puoi mettere in dubbio i giocatori, perché prima si parlava di Arthur e Arthur si parlava di Rabiot e Rabiot non gioca da quattro partite, eppure stiamo continuando a perdere. Non si parla di calciatori. Ha No, distrutto lo ma spogliatoio, ha Luigi, distrutto pensi. tecnicamente e mentalmente una squadra. Lui si deve cavare dalle palle. E la società non lo deve esonerare, deve star lì a farlo cuocere nel suo brodo. E io dico del Milan, perché il Milan, che è quello che ieri sera ha dimostrato un gran bel gioco, se avesse preso la campagna acquisti avrebbe chiuso il campionato a novembre. Quello che voglio dire ai tifosi Ma juventini, finitela! sei sicuro che sia un problema Solo! Ma cosa fai a parlare di di società? Ma gioco e di... di cosa vuoi parlare? Cioè, quando leggo sui social Marchisio... Là, lo spogliatoio è contro, ha bisogno di dirlo Marchisio. Cioè, io non ho mai giocato in vita mia, ma di cosa parliamo? Questo è un anno e mezzo che fa cagare. La squadra non è in campo. È vergognoso vederla giocare. Lascia stare Di Maria che chiede scusa, ma la prima mezz'ora che giocavano in 11. E ha ragione Di Maria. Ha ragione farsi espellere, non può giocare sempre con la Ha ragione ha dalle ragione a farsi gomitate, espellere, beh, è ovvio. Perché? Ah, Sì, sì, oggi mi faccio e espellere. perché? Lasci la squadra in 10 al Perché 40esimo, lui ha a ragione a partire col farsi. Benfica ha detto: ma per quale motivo ti ha cambiato? E ha visto che questo qui non prende più Sì, nel quello è pallino. stato un Lui ha po'. giocato mezz'ora con la schiena alla porta, che non dovrebbe essere sul gioco, prende le botte da Izzo, che chi è Izzo? Un giocatore Grande come lui. Izzo! Ha ragione. Armando Ha Izzo! Armando Non Izzo! deve prendere le botte da Cioè, Izzo, perdere a lui Monza, non può ragazzi, giocare ce ne in quel vuole. modo, Ma non può è giocare in stato quel un Monza modo. che assomigliava al Real Scusa, Max, Madrid. ok, Facciamo finta che domattina Allegri dice: ho deciso di dare le dimissioni, o lo cacciano. No, E cazzo, non lo puoi cacciare tutti perché sei. pensiamo alle dimissioni. E il dopo? Ah, il Siamo dopo. sicuri che sia una buona cosa Allora, cambiare allenatore? Vocifera che Allora, prenderà in ma mano stessa Pirlo. domanda anche a Luca per l'Inter. Allora, il dopo non si può sapere.
ma il presente ah, no, è questo. Toccherà che lo sai. No, il dopo non si può perché ma chi prendi? Fammi un nome. Prendi. Il mio sogno in questo momento, che è impossibile, sarebbe Zidane. Bene, però che è impossibile. Un altro? Poi c'è lì Tuchel, un altro che Tuchel. Poi, è quello del patto tradotto. Ti piacciono gli allenatori che hanno allenato in Inghilterra? Poi c'è anche il però. Tedesco. Il sentito. Il tedesco chi? Klopp alla Juve. Dire, ora devi dare un segnale, però continuo a dire, non dovete esonerarlo, lasciatelo cuocere in quel brodo. La società Juventus ha le spalle forti, e lasciano cuocere. Esatto, perché hai ragione, su questo è vero, perché sennò poi dopo lui dice, ma hanno mandato via. Deve stare lì, lui la mattina, da casa allo stadio, ci vai te, Allegri, e quando torni a casa sei sempre te, quando accendi la televisione c'è la tua facciona, quando accendi i giornali c'è la tua facciona, quando guardi 9 milioni che arrivano sul conto c'è la tua facciona, sì. C'è la tua facciona. E voi pensate, che la sua dignità si vende per 9 milioni? Che sia lui, così. Allora Davide, voglio andare. Faccia così. Gaddo. Eccolo. Landucci dice, pensavamo... Innanzitutto, chi cazzo è Landucci? Io lo ammonirei però. No, sì, infatti. Chi è Landucci? Cioè, perché eri impegnato con le patatine, vado a girare. Chi cazzo è Landucci? Non lo puoi dire. Puoi mancare di rispetto così a un allenatore che sta facendo benissimo la Juve, prego. Torta? No. Swinger! Sempre con te, ci sono i potenti mezzi tecnologici. Calci in culo. Camilla, oh, adesso la chiamo. Calci in culo da Camilla. Con le patatine in mano, però. Olè. Con i potenti mezzi. I potenti mezzi di Teleromagna. Teleromagna, questo è sempre un bel momento, grazie. Così mi mangio anch'io due patatine. Prego, e Camilla contro Gaddo. Non si snoda la cosa? Oh, ed ecco, prego. Che il nostro assistente è Luca, prego, il Bulgaro. Prego, venga Camilla. Luca il Bulgaro. Vai Gaddo. Gigati Gaddo. Vai Camilla, con la punta. Vai, con la punta. Non l'hai spinta, ma. No, vai. Ho il culo pubblicato. Vai. Ma quindi era proprio nel non possiamo fare che quando c'è Gaddoni glielo dà nei maroni. Non fate un porno in diretta. Glielo dà nei maroni. Quando c'è Gaddoni glielo deve dare nei maroni. Posso stare un po' qua? Va bene, allora. Vuole stare un po' qui? Sta un po' qui. Lasciala lì. Sta un po' qui con me. La purina. La purina. Prego, Camilla. Davide, raccontaci il tuo miglior ricordo e il tuo peggior ricordo legato al Bologna. Bella, io vorrei domanda. Far parte del peggiore. Bella, ecco. No, noi non abbiamo questa. Lo so che rivalità. Non mi degni di noto. No, ma non è cattiveria. No, però... lui farà parte, tu farai parte del migliore, vabbè, forse sei ancora piccolo. No. C'era un Cesena-Bologna 2-3 molto importante, no, da 0-2 a 3-2. Però sai che in realtà nel 94. Uno dei momenti più belli che io ho vissuto a guardare Bologna, sembrerà assurdo, ma è stata una sconfitta. A San Siro in Coppa Italia, che abbiamo perso 3-2 all'ultimo secondo per il gol di Ranocchia. Non so se te lo ricordi. Due anni fa? No, questo due anni fa. Beh, no? Sì, una valanga di anni fa. Una vita fa. Sì. Che perdevamo 2-0, l'abbiamo pareggiata 2-2, noi molto più scarsi di loro, come sempre. Poi abbiamo perso l'ultimo secondo, però pur avendo perso è stata una delle serate, per dirti come si vive il tifo. Hai capito. È stata una delle, invece, peggiore invece? Il peggiore è quando siamo stati giù nello spareggio col Parma, che ci hanno tirato i lacrimogeni in curva, con è, le stato grottaglie, un incubo, è stato un ricordo. Con le grottaglie difensore centrale. Quello è stato incredibile. Brutto. Comunque del Bologna, dei ricordi degli acchiappa gol con Kolivanov, signori. Sì, sì, io sì. Mi ricordo 0-1 a San Santander. 3-2 col gol di punizione di Bruno Ingotti. Di Ingotti nel 99. Friabile Brunetto.